Roberto Colarossi, direttore commerciale Indeed. Prego. Allora, grazie intanto naturalmente ad Alice per l'opportunità. Per noi è stato veramente un onore poter entrare in questa famiglia. Ormai da diversi mesi diamo il nostro contributo, cerchiamo davvero di portare quella che è l'esperienza di Indeed in Italia e nel mondo. Ci piaceva il titolo di questo panel, anche perché in qualche modo rappresenta effettivamente quello che noi vogliamo portare avanti come concetto fondamentale. Il talento è universale, ma l'opportunità no, quindi questo in qualche modo matcha anche con il concetto della difficoltà di identificare o trovare talenti che possano soddisfare le esigenze delle aziende. Oggi credo che la sfida più importante sia proprio quella di riuscire a raccontarsi in maniera chiara, vera, trasparente, perché non c'è più, la pandemia ha proprio cambiato completamente il paradigma con cui le persone che cercano lavoro affrontano proprio questa esperienza. Quella che noi chiamiamo la Candidate Journey è completamente cambiata. Effettivamente chi cerca lavoro e oggi si mette a disposizione delle aziende, da quel momento inizia un viaggio che in qualche modo significa aprirsi a diverse opportunità. Quindi se io cerco lavoro, magari su Indeed, che in qualche modo rappresenta la più grande piattaforma in Certo. Italia e nel mondo di ricerca di lavoro, quando inizio questa avventura, da quel momento vuol dire che verifico e confronto tantissime opportunità e soltanto le aziende che in qualche modo saranno state in grado di raccontarsi e di veramente matchare quelli che sono i miei bisogni, non soltanto di salario fisico ma anche tale, allora in quel caso ci potrà essere un matrimonio. Noi vediamo che oggi ci sono circa 150.000 annunci di lavoro sulla piattaforma di Indeed a fronte di 15 milioni di persone che la visitano ogni mese. Numeri importanti, quindi esiste una dinamicità del mercato molto forte. L'Italia, in questo senso, è vero che è un paese che rappresenta numeri importanti e positivi, però è anche vero che è il paese che è al penultimo posto come numero di laureati. Oggi sentivo una statistica, c'è cioè un aumento delle iscrizioni nelle facoltà, però c'è anche un aumento degli abbandoni dopo il primo anno, quindi c'è sicuramente un processo di educazione che deve essere rivisto, per cui sono veramente contento dell'esperienza che l'ITS porta avanti perché rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello dell'Italia per costruire professioni. E ne parlavo prima anche con mia moglie, a volte uno si focalizza su professioni che sono specifiche, che sono magari quelle classiche, dimenticando che ci possono essere tantissime opportunità, come quelle che avete raccontato prima, che invece rappresentano davvero uno sbocco per tutti quanti i nostri ragazzi per il futuro. Quindi io penso che sia davvero un'esperienza grande. Voglio concludere il mio intervento soltanto con un'opportunità che volevo condividere con tutti quanti voi amici. Noi siamo parte di un progetto internazionale di Indeed che ha l'obiettivo di dare visibilità alle opportunità lavorative per i rifugiati e per gli stranieri. Il prossimo 2 di ottobre, all'interno di un progetto e di un tour internazionale, ci sarà a Milano una job fair, quindi una fiera fisica con circa 50 postazioni gratuite che noi metteremo a disposizione delle aziende che sono interessate ad incontrare, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tante organizzazioni governative e non, i rifugiati, in primis ucraini, ma non solo, quindi gli stranieri, parliamo di circa 250.000 rifugiati che sono in Italia, più 6 milioni di stranieri che sono in Italia regolarmente. In qualche modo tutta questa popolazione può essere un'opportunità, quindi io poi con l'amico Nicolò condividerò i contenuti, i concetti, i dettagli di questa opportunità perché tutti quelli che sono interessati possono in Possono qualche modo avvalersi. contribuire ed intervenire. Grazie. In bocca al lupo per questo bellissimo progetto. E siamo arrivati a una persona paziente,